Buongiorno, io sono Fausto Egoria e sono professore emerito di diritto romano presso l'Università di Torino. In questa conversazione, prima conversazione su Giustiniano e il diritto, vorrei partire da un autore che si colloca circa a metà strada fra Giustiniano e noi, e cioè Dante Alighieri. Dante nasce nel 1265, cioè 700 anni dopo, esattamente 700 anni dopo la morte di Giustiniano, e muore nel 1321, 700 anni prima dell'anno che stiamo per incominciare. Quindi è un testimone di un'epoca che può aiutarci a capire qualcosa di Giustiniano. Nella Divina Commedia, canto sesto del Paradiso, Giustiniano incontra un beato che si presenta così: Cesare fui e son Giustiniano, che per voler del primo amor ch'i sento, dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Dentro va, do, apostrofo entro, da dentro le leggi trassi il troppo e il vano. Giustiniano diventò sovrano dell'impero romano d'Oriente, ma a quell'epoca era l'unico impero romano che c'era, nell'aprile del 527, prima come associato allo zio Giustino, che era il fratello della madre, poi da agosto come unico imperatore dopo la morte dello zio. La capitale di questo impero era Costantinopoli, l'attuale Istanbul, chiamata anche Seconda Roma o Nuova Roma, a partire dal 330, quando si trasferì l'imperatore Costantino. Giustiniano era originario di un villaggio della penisola balcanica, nella zona di Niš in Serbia, quindi da una zona di lingua latina, come gran parte della penisola balcanica, salvo la Grecia e la Macedonia, mentre nell'impero d'Oriente dominava il greco accanto ai idiomi locali, copto, aramaico, siriaco, eccetera. Però d'Oriente, in quell'epoca, se partiamo da sud-ovest, possiamo dire che si estendeva dalla costa marittima della Cirenaica all'Egitto, al Medio Oriente, alla penisola anatolica, l'attuale Turchia, alla penisola balcanica fino al Danubio, salvo la costa dalmata che era sotto il dominio ancora degli ostrogoti di Teodorico e dei suoi successori. Allora, lingua greca generale nell'impero, lingua latina di Giustiniano. Tornando a Dante, quello che avrebbe portato Giustiniano in paradiso sarebbe stata, oltre alla retta fede cristiana, l'opera giuridica, in particolare la raccolta. Giustiniano dice che avvenne su ispirazione divina e Dante ci crede, Dante lo afferma. La raccolta, l'abbreviazione, la semplificazione delle leggi, cioè quello che noi correntemente chiamiamo il corpus iuris civilis. Notiamo questa parola leggi. Al tempo di Dante, leggi per eccellenza sono ancora quelle contenute nella raccolta pubblicata da Giustiniano. Così più o meno è avvenuto in Germania fino al 1899, quindi non c'è da stupirsi che al tempo di Dante fosse così. La parola leggi traduce semplicemente la parola leges che usa spesso Giustiniano nelle costituzioni latine. Ma che cosa era legge? E quale ne era il fondamento giuridico? Qui dobbiamo fare un po' di storia. Dall'età repubblicana fino al primo secolo d.C., leges erano propriamente nel mondo romano le deliberazioni approvate dalle assemblee popolari su proposta di un magistrato e il loro fondamento era la volontà popolare che si esprimeva nel voto. Ma questa volontà popolare, secondo i romani, si esprimeva anche senza voto, ma per comportamento concludente, un'espressione dei giuristi per dire quello che capita di fatto, nella receptio moribus, cioè nella pratica consuetudinaria di comportamenti considerati doverosi.
Probabilmente già con Augusto si attribuì forza di legge anche alle deliberazioni dell'imperatore, chiamate constitutiones, costituzioni nel senso che l'imperatore stabiliva delle cose. L'imperatore si riteneva agire con un potere conferitogli dal popolo e quindi per delega popolare. Di conseguenza, dalla fine del primo secolo d.C., le assemblee popolari non si riunivano più, tanto c'era l'imperatore che per delega popolare poteva emanare delle costituzioni. Ma equiparate alla legge erano anche altre fonti, come le deliberazioni del Senato, di cui si servivano anche gli imperatori, spesso proponevano, facevano una proposta in Senato perché la approvasse. E dopo Adriano, quindi dopo il 117-130 d.C., anche i pareri, Adriano regna dal 117 al 135, quindi dopo quell'epoca non sappiamo quando abbia stabilito questa cosa, anche i pareri e le opinioni, purché concordi, di quei giuristi che avessero un'autorevolezza riconosciuta dall'imperatore. Questo naturalmente toglieva spazio alla receptio moribus, cioè alla approvazione consuetudinaria di determinati comportamenti. Dal secolo IV, quindi più o meno da Costantino, non solo il popolo non delibera più, cosa che non avveniva più da tempo, ma il Senato deliberava soltanto per i propri affari interni. I giuristi dell'epoca non avevano più autorevolezza riconosciuta. I comportamenti consuetudinari valevano solo se non contrari alla ragionevolezza e alla legge. Restavano però le opere scritte dei precedenti giuristi, quelli autorevoli, i più recenti dei quali erano vissuti all'inizio del secolo precedente, quindi all'inizio del terzo secolo, quindi circa 100 anni prima di Costantino. E nel secolo V, per risolvere un po' il problema dell'uso di queste fonti, di questi giuristi, si dice, un imperatore dice, che vincola il giudice il parere della maggioranza di essi. Ma non si dice più che tengono luogo di legge o hanno forza di legge, si dice che vincola il giudice se c'è una maggioranza. Infatti, oramai nel V secolo il termine lex indica direttamente la manifestazione della volontà imperiale, purché di carattere generale, giustificata sempre con la delega popolare del potere legislativo. Quindi quello che una volta erano costituzioni che avevano forza di legge, diventano semplicemente leggi. Arriviamo così a Giustiniano. Al tempo di Giustiniano il diritto in vigore si desume quindi dalle costituzioni imperiali, oramai chiamate leges, di cui esistevano raccolte in parte private, poi ce ne fu una ufficiale pubblicata nel 438 da Teodosio II, e dalle opere dei giuristi più antichi che si studiavano nelle scuole di diritto. Ma tali opere erano numerose, erano estese, di autori che a volte erano in contrasto tra loro, e quindi occorreva scoprire quale fosse la tesi maggioritaria. E lo facevano gli avvocati, ma il rischio era sempre che nessun avvocato poteva dominare da solo la massa della letteratura giuridica che poteva essere usata. E quindi il rischio era sempre che ci fosse l'avvocato della controparte che trovava un'argomentazione più convincente. Giustiniano, nei primi anni del regno, aveva intenzioni riformatrici o era aperto a proposte che gli venivano dal suo entourage, questo non lo sappiamo naturalmente con sicurezza. Già allora c'era il problema, guardate un po', dell'eccessiva lunghezza dei processi. E l'imperatore decise di affrontare di petto la questione stabilendo innanzitutto di semplificare l'accertamento del diritto in vigore. Se i processi sono lunghi e perché si fatica a trovare le norme adatte, cominciamo a mettere ordine nella normativa e vediamo se questo riesce ad abbreviare un po'. Pochi mesi dopo essere diventato unico imperatore, quindi nel febbraio del 528, Giustiniano promuove la compilazione di un Codex Justinianus. Il termine codex, codice, ha avuto una certa fortuna nel campo del diritto, ma non l'ha inventato Giustiniano, quindi andiamo avanti.
Questo Codex Justinianus doveva raccogliere le costituzioni degli imperatori che fossero ancora utili e che fossero state emanate dalla metà del secolo II fino al secolo VI, più o meno quelle che si potevano trovare nelle raccolte precedenti, più quelle che erano state emanate dopo il 438. Una novità rispetto alle raccolte precedenti è il fatto che non dovevano esserci ripetizioni. Ecco il troppo di Dante. Si toglie il troppo, si tolgono le ripetizioni. E nemmeno contraddizioni. Ecco il vano di Dante, perché evidentemente l'esistenza di contraddizione rende inutile entrambe le leggi, perché non si capisce quale delle due sia da osservare. Le leggi non raccolte sono definitivamente abrogate, però accanto alle Costituzioni si possono ancora citare gli antichi giuristi. Questo ha sistemato solo la raccolta delle Costituzioni imperiali, facendo però, questo sottolineo ancora a questo punto, un codice, quindi una raccolta priva di ripetizione e di contraddizioni. Tutto quello che c'è è vigente. Il codice è pubblicato poco più di un anno dopo, nell'aprile del 529, e contiene già numerose leggi emanate da Giustiniano nel corso del 528 e all'inizio del 529, a cui però ne seguiranno numerose altre fino a tutto il 532. La legislazione si diradirà un po' nel 533 e 534. Non solo, ma una legge dell'ottobre del 529 afferma, Giustiniano, che sono leggi anche le sentenze giudiziarie dell'imperatore e che ogni sua interpretazione delle precedenti leggi è vincolante in qualsiasi modo avvenga, ad esempio se avviene su richiesta di un privato, di un giudice, quindi su una questione particolare. È vincolante. E questa Costituzione si spinge fino ad affermare che come solo l'imperatore può fare leggi, ormai solo l'imperatore poteva fare leggi, così solo a lui spetta il compito di interpretarle. Quindi nessun altro può interpretare le leggi se non un imperatore. Sul significato di interpretare, interpretatio, interpretare, adesso non possiamo soffermarci. E altrove Giustiniano recide il legame del singolo sovrano con il popolo, quella famosa delega per cui ogni imperatore si considerava delegato dal popolo, affermando che con la costituzione dell'impero, quindi con Augusto, il popolo si sarebbe spogliato di tutto il proprio potere, in particolare di quello di fare diritto, e l'avrebbe affidato definitivamente agli imperatori, cioè ad Augusto e ai suoi successori. La cosa non è di scarsa importanza. Qual è allora la legittimazione dell'imperatore? Una legittimazione popolare che arriva da lontano, quindi il problema è di vedere se la successione è stata corretta. E poi una legittimazione divina. Qui ci sarebbe tutto un discorso da aprire, ma non lo apriamo perché ci porta troppo lontano. L'imperatore regna per volontà di Dio e per volontà del popolo. Volontà espressa tanto tempo prima. L'abbondanza della legislazione e l'attribuzione di carattere generale alle sentenze o interpretazioni delle leggi anche fatte in casi particolari lascia quindi pensare che Giustiniano considerasse la legge come espressione della volontà imperiale, come privilegiato mezzo di governo della società, anche se in realtà solo per qualche aspetto noi possiamo intravedere un programma di politica legislativa che si realizza a tappe, ma che viene programmato. In molti casi le leggi sono suggerite da elementi contingenti, cose che capitano. Ora, pare chiaro che con una mentalità del genere, quindi di disciplinare la vita sociale dell'impero attraverso le leggi, essenzialmente attraverso leggi, quindi con provvedimenti di carattere generale, salvo le sentenze, con questa mentalità Giustiniano non dovesse vedere bene l'uso giudiziario delle opere degli antichi giuristi. Ma era di fronte a una scelta. O le sopprimeva
integralmente, sobbarcandosi all'onere di una incessante produzione legislativa per sostituirlo, oppure cercava di far estrarre dai loro testi quanto fosse necessario per completare il corpo del diritto, cioè soprattutto nel diritto privato, gli istituti giuridici, i concetti, il modo di ragionare, che le stesse costituzioni imperiali presupponevano come noti e che dalle opere dei giuristi venivano presi nelle scuole. Giustiniano si rese conto che il diritto non consta solo di un mucchio di norme di legge, di costituzioni imperiali. Ci vogliono altre cose, ci vogliono altri, una concettualizzazione, un modo di ragionare, eccetera. Le costituzioni imperiali sono norme imperative, non è che possono dare ai giuristi e ai privati tutto questo. Questo si desume dalle opere dei giuristi. Ecco allora che naturalmente la scelta fu quella che abbiamo indicato come seconda, e Giustiniano diede il via alla grande impresa che viene attribuita a ispirazione divina, e lo stesso Dante dice per voler che del primo amor chi sento, e viene condotta a termine con l'assistenza divina, cioè raccogliere in un'unica opera, sia pure in 50 libri, quindi abbastanza corposa, tenete conto che l'edizione corrente è di 926 pagine, quindi un certo peso ce l'ha, raccogliere in un'unica opera la maggior parte dei libri sono suddivisi in titoli, raccogliere in un'unica opera estratti della letteratura giuridica romana più o meno dal primo secolo avanti Cristo fino alla fine del secolo III dopo Cristo, dando ai compilatori, che sono un funzionario, 4 professori, 11 avvocati e un presidente che si chiamava Triboniano. Triboniano è rimasto un po' nella memoria, almeno dei giuristi, come questa figura che diresse le varie questo aspetto della compilazione giustiniana, dando precise istruzioni, sopprimere ogni ripetizione e ogni elemento discordante, quindi evitare ripetizione e contraddizione, come aveva detto per il codice, modificare eventualmente il linguaggio tagliando le cose che non servivano, esprimendosi più chiaramente, sopprimere ogni norma caduta in desuetudine rispetto all'uso giudiziario corrente e alla consuetudine di lunga data della capitale, evitando anche di ripetere prescrizioni già inserite nel codice. Benché nel digesto siano conservati i nomi degli autori e i titoli dell'opera da cui è tratto ogni singolo frammento, anche piccolo, il dettato di quest'ultimo non è quindi necessariamente identico alla lezione originale. Questo ha provocato una serie di problemi grossi agli studiosi, naturalmente, perché un frammento del III secolo va inserito nel quadro del III secolo o va inserito nel quadro del VI secolo. Evidentemente non è la stessa cosa, ma su questo anche qui sorvoliamo. Quando il digesto era quasi finito, questa compilazione si chiama digesto, o il nome greco è pandecte, è nota come digesto, Giustiniano incaricò due professori di diritto, sempre guidati da Triboniano, di comporre un testo di didattica istituzionale, raccogliendo ciò che fosse opportuno, in vigore e utile, dalle opere di introduzione al diritto composte dagli antichi autori, aggiungendo anche menzione delle principali costituzioni giustinianee destinate a correggere il diritto precedente. Quello che è importante di questa opera è che tanto al digesto quanto alle istituzioni, questo manuale che doveva servire a introdurre al diritto gli studenti, tanto al digesto quanto alle istituzioni fu attribuito espressamente forza di legge, facendoli entrare in vigore contemporaneamente il 30 dicembre del 533. In effetti i commentatori medievali chiamano lex ogni frammento del digesto, e anche Dante, quando parla di leggi, vi comprende, non parla solo del codice, non allude solo al codice, ma vi comprende anche il digesto e le istituzioni.
Allora, le istituzioni sono un manuale esplicativo, discorsivo. Nel digesto ci sono molte soluzioni di casi concreti, ci sono passi descrittivi di carattere storico, ci sono frammenti che riguardano alcune magistrature o funzionari imperiali, c'è l'indicazione delle fonti del diritto, ci sono riflessioni metodologiche, ragionamenti per l'interpretazione, ha un carattere in qualche modo enciclopedico. In che senso può essere legge? Questo è il compito di coloro che lo devono applicare. E Giustiniano vietò che i testi classici fossero confrontati con quelli originali e vietò anche di comporre commentari, consentendo solo traduzioni letterali e rinvii a passi paralleli. Questo significa che il sistema delle fonti del diritto, per la prima volta nel mondo romano, direi nel mondo civile per quello che ne sappiamo, anche se non sappiamo tutto di tutti, si fa chiuso. Cioè, c'è un elenco di fonti privo di ripetizioni e contraddizioni che contiene in sé tutto lo scibile sul diritto, anche la manualistica e quella che noi oggi chiamiamo la dottrina, cioè gli studiosi, i giuristi. Il diritto, solo fra tutte le arti, dice Giustiniano, ha ormai un confine meravigliosamente segnato. Tutte le altre arti sono aperte perché possono continuamente progredire, il diritto sta tutto lì. Naturalmente Giustiniano non esclude che ci siano nuovi problemi che devono essere risolti giuridicamente. Non c'è problema, bisogna chiedere all'imperatore che li risolva lui. Le istituzioni e il digesto diventano testi per l'insegnamento. Quindi si mantiene l'idea che l'insegnamento deve essere fatto non direttamente sulle norme, non come raccolta di norme, non come massa di norme, ma su opere più discorsive che spiegano come si ragiona, come si arriva alle soluzioni. Però anche queste sono oramai legislazioni. Non stupisce che poi il codice nel frattempo è diventato un po' invecchiato, si deve fare una nuova edizione del codice, non stupisce neanche che dopo aver finito con la nuova edizione del codice, che è quello che abbiamo noi, fra l'altro il primo codice, quello del 529, non ce l'abbiamo, Giustiniano emani poi tutta una serie di leggi che si chiamano novelle constitutiones, leggi nuove. Il termine novella si usa fra l'altro anche oggi con riferimento a innovazioni rispetto a un codice, si dice per esempio il codice di procedura penale che è stato emanato anche abbastanza recentemente, è stato più volte novellato. Più volte novellato vuol dire che sono state emanate delle leggi che hanno cambiato certi aspetti. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento alla prossima conversazione in cui entreremo un po' di più nell'ambito della concezione del diritto. Grazie e buongiorno.